Sì, sicuramente Massimo mette tutti i componenti dello staff nelle migliori condizioni per lavorare, e quindi da parte di tutti gli altri c'è sempre una grande disponibilità in tutto e per tutto, quindi diciamo che lo staff funziona bene. Beh, sicuramente non è facile creare un gruppo nuovo. Sono pochi quelli che sono rimasti dall'anno scorso, tanti nuovi innesti, però queste giornate trascorse con il ritiro aiuteranno sicuramente a cementare il gruppo. Ma questo c'è sempre, non è un problema. L'importante non è la quantità delle ore che si lavora, ma come tutti sanno può anche essere la qualità. Noi lavoriamo in un determinato modo, Massimo ha fatto un programma, stila un programma settimanale con del lavoro già mirato, già pronto, quindi sappiamo quello che c'è da fare, tutti di comune accordo, quindi le cose vanno anche spedite. Da calciatore sei responsabile di te stesso, quindi quello che tu fai lo fai sicuramente per la squadra, ma lo fai anche per te stesso, quindi quello che riuscirai ad ottenere durante la carriera viene prodotto da te stesso, dalle tue prestazioni, dal modo di essere professionista o meno. Quando sei allenatore hai delle responsabilità diverse, incidi in una percentuale non totalitaria sui giocatori, anche se a volte qualcuno dice che l'allenatore incide poco, incide tanto, però poi alla fine chi va in campo sono i giocatori, se possono seguire i tuoi dettami, però a volte non sei responsabile di cose che non puoi gestire totalmente e personalmente.